tutti amici. Oggi farò una ricetta con i cavoli. Per prima cosa iniziamo lessando il cavolfiore. Adesso lo copriamo. Nel frattempo che stiamo lessando il cavolfiore, andiamo a preparare il cavolo cappuccio. Tagliamo la parte centrale più dura. Lo tagliamo a listarelle. Tagliamo sottile i porri. Andiamo a cuocere i porri mettendo un po' di olio nella padella. Dopo 15 minuti il cavolo è cotto. Scoliamo il cavolo. Dopo 5 minuti uniamo il cavolo cappuccio. Copriamo e mescoliamo ogni tanto. Uniamo un mezzo bicchiere di acqua. Aggiustiamo di sale. Dopo 15 minuti il cavolo cappuccio è cotto. Cuociamo il cavolo a fiamma moderata. Prepariamo la besciamella. Versiamo la farina. Uniamo il latte mescolando sempre, poco per volta. Pizzico di sale. Grattugiamo un po' di noce moscata. Uniamo il cavolfiore al cavolo cappuccio e lo schiacciamo.
Mi sono preparata la lasagna, questa è fresca e non ha bisogno di essere lessata prima. E questo è formaggio fresco, primo sale. Lo facciamo a fettine. Iniziamo con la besciamella. Iniziamo con gli strati. Un po' di besciamella. Ora mettiamo il cavolo. Il formaggio, grattugiamo il parmigiano reggiano, ora lasagna e besciamella. Il formaggio e così fino a esaurimento degli ingredienti. Pronta per entrare in forno. A forno preriscaldato, ventilato a 180 gradi, la nostra lasagna è pronta dopo 25 minuti. Da provare assolutamente.